Con oggi si chiude questo programma organizzato dall'amministrazione comunale per la giornata della memoria in collaborazione con la prefettura, con l'ANPI provinciale di Oristano, con l'ISTASAC di Nuoro, col Centro Servizi Culturali Unna di Oristano. È stato sicuramente un programma molto interessante che ha visto il suo esordio il 27 gennaio presso la sala consiliare del Comune di Oristano. E poi l'appuntamento del 3 febbraio presso il Centro Servizi Culturali e infine appunto oggi presso l'Ospedale Sant'Antonio l'incontro con le scuole. È stato sicuramente un programma che ha visto la partecipazione di tante persone e soprattutto oggi interessantissimo il confronto dell'ingegner Tagliacozzo che è scampato al rastrellamento del ghetto di Roma nel 1943 e che ha dialogato e si è confrontato con i ragazzi sul tema della Shoah. Certamente quindi questo ha fatto sì che i ragazzi abbiano appreso e capito ancora di più il grave problema sorto in quel triste periodo storico e che abbiano soprattutto, con un'analisi approfondita di questo tema, attualizzato le problematiche che oggi vivono tutti i giorni, che sono quelle del bullismo, che sono quelle della discriminazione, che sono quelle dell'indifferenza. Quindi io credo che sia un bilancio assolutamente positivo di questo programma. L'amministrazione, come sottolineato in mattinata, con i ragazzi delle scuole, i dirigenti e gli insegnanti, si è dimostrata disponibile a un confronto continuo e costante che non deve essere solo legato a questo periodo, ma deve essere rivolto a tutto l'anno, in modo tale che appunto si possa parlare costantemente di questo tema che è certamente importante per le nostre generazioni future e per i ragazzi, perché certe cose non devono capitare più.